recap. Giovedì 25 gennaio alle ore 14:15 la decisione della BCE, che decreterà la decisione appunto in merito ai tassi di interesse nell'area europea. E come ci avviciniamo a questo importante momento? Partiamo immediatamente con il Nasdaq. Come vediamo, ha già battuto un record storico che aveva segnato nelle precedenti sedute e continua in questo trend rialzista. Passando ora al DAX, che è l'indice di riferimento europeo, vediamo come sia attualmente quotato sui 16.750 punti, in direzionalità ancora verso i 17.000 di nuovo. Comunque sia, essendo interessato direttamente dalla decisione dei tassi della BCE, non vedremmo di cattivo occhio anche un ripiegamento verso i 15.500 punti. Per quanto riguarda il nostro indice, il FTSE MIB, in una precedente analisi avevamo assegnato dei target di breve 30.004 e poi un target di medio 31.000 punti. Fu fatto chiaramente più di un mese e mezzo fa questo tipo di analisi ed effettivamente ha portato dei risultati anche sulla punta dei 31.000, che è stata sfiorata nel primissimo giorno di contrattazione di questo 2024. Attualmente contratto tra i 30.000 e i 30.400 punti. Vedremo domani come reagirà alle decisioni della BCE, che chiaramente non possiamo conoscere a priori. Situazione estremamente interessante per quanto riguarda il future sull'obbligazionario europeo, ovvero il Bund. Sui 134 punti ha un livello di switch, una soglia decisionale molto importante, quindi in base alle decisioni che verranno domani da parte della BCE comprenderemo se il movimento potrà continuare ad essere rialzista come lo è stato negli ultimi periodi, oppure se tornerà a navigare in basso tornando verso i 130 punti. Vediamo adesso il titolo di Stato austriaco, scadenza 2120, rendimento 0,85 alla pari, vale a dire al valore di 100. Lo vediamo ancora in movimentazione all'interno di una fascia compresa tra i 42 e i 44 euro. I 44 euro sono uno switch direzionale, come abbiamo detto adesso per il Bund. Al di sopra dei 44 euro si direzionerà nuovamente verso l'alto, pertanto ripuntando nuovamente 50 euro. Rimanendo al di sotto dei 44 euro rimane in oscillazione tra i 42 e, in caso di ribasso ulteriore, una nuova soglia livello target lo troviamo ai 40 euro. Per tornare a parlare anche dei nostri buoni del tesoro pluriennali, ne vediamo relativo scadenza marzo 2047, rendimento 2,7% alla pari, quindi al valore di 100. Attualmente lo avevamo visto il ripiegamento, gli avevamo dato una soglia ai 75 euro. In base alle decisioni che verranno domani dalla BCE possiamo determinare che, qualora le notizie non fossero gradevoli per i titoli di Stato, un rientro ai 74 e ai 72 euro può essere ancora possibile. In caso contrario, si ritornerà a navigare oltre i 78 euro con proiezioni successive che lo riporteranno a tendere verso gli 81 e 85 euro. Nelle ultime due giornate di borsa italiana abbiamo visto in splendida evidenza il titolo Olidata. Bene, qui bisogna tenere sotto osservazione il valore dei 0,64 euro, è una zona switch, pertanto se bucata a ribasso si andrà a chiudere questo gap up lasciato aperto, ovvero questa zona di nero in cui i prezzi non sono stati battuti, quindi sappiamo che la borsa va a chiudere i propri gap, quindi sotto i 64 potenzialmente c'è la spinta ad andare a chiudere questo gap. Weekly Recap termina qui, Fabio Tanevini vi saluta e vi rinnova l'invito alla prossima settimana.